Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA e ciao Beppe, questo video lo faccio per il tuo contest dai 6.000 iscritti, mamma mia, davvero tanti, stai raggiungendo davvero tanti iscritti, mi sembra poco, forse due mesi o 3 mesi, non lo so, che ho fatto il tuo contest per i 4.000 e siamo già a 6. Io faccio questo contest, te lo dico già subito, non per vincere, ma perché ci tenevo veramente a partecipare, quindi sarà un tema molto, diciamo, classico, molto banale. Infatti sarà un tema come quello che ho fatto sul contest dell'amico Vito, perché non che poco tempo è la cosa più semplice e veloce che posso fare per, diciamo, partecipare, ecco. Si tratta di un unboxing di una collector, di una collector che mi è arrivata oggi. Ovvero, Splinter Cell Blacklist Freedom Edition. Eh sì. Guardate qua che bel mattoppone, non ci sta neanche dentro nell'inquadratura. Eccolo qui, è veramente enorme. Ci spostiamo, nella modalità unboxing. A dopo. Eccoci qua, finalmente siamo arrivati qui alla sezione unboxing. Ovviamente vedete che questa diciamo, collector qua, la Freedom Edition, è davvero enorme e non mi ci sta neanche sul tavolo. Quindi procediamo a togliere questa odiosa plasticuccia. E vabbè. Niente, qua abbiamo il nostro amico che qua si toglie su plasticaccia qua, come vabbè, le classiche ormai che ci siamo abituati a vedere. Questa bella scatola cartonata, tutta liscia liscia, non c'è nulla in rilievo. Andiamo a esplorare cosa c'è qua dentro. Io so già cosa c'è qua dentro. Ok, qua troviamo già una donzella Fruth Echelon, come cazzo si dice poi, la pistolina del nostro amico. E qua cos'è che cazzo c'ha in mano? Non lo so, vabbè. Ora andiamo a estrarre il contenuto, dove esamineremo poi. Qui abbiamo un fumetto, mettiamolo qua. Qui abbiamo la steelbook, mettiamola qui che poi andiamo a esaminare più tardi. Qui abbiamo il gioco, beh, stranamente, e qui non c'è più nulla. E qui abbiamo la action figure che ovviamente è legata e io andrò a togliere un attimino, che è legata e devo tagliare il laccetto. Voilà. Ora facciamo un po' di posto. Facciamo un po' di posto, mettiamo questo qui e partiamo dalla action figure che raffigura il nostro amico Sam Fisher, con la nostra bella basetta, la sua tuta che è mancata in Splinter Cell Conviction. Cercherò di farvelo vedere un po', però purtroppo la mia fottuta webcam non vuole mettere a fuoco. Davvero fatta bene. Mettiamola qui. Poi partiamo con la steelbook. Steelbook, dove all'interno troviamo una rappresentazione abbastanza futuristica, con una tipa qua che sta strusando da qualche parte. Questo qua non so chi sia, vabbè. Adesso però mi sa che c'è un po' di effetto di controluce. Aspettate che vediamo se riesco, chiudendo un po' la tenda, merda. Chiudendo un po' la tenda, se riusciamo a... insomma, non si riesce a togliere quel riflesso che entra dalla finestra. Porca miseria. Vabbè. No, carina. Una bella steelbookina.
E qui abbiamo il fumettone. Ovviamente sarà scritto in inglese. Sì, ma fa niente. Un po' di inglese non fa male. Qua abbiamo il fumetto, ovviamente non lo faccio vedere tutto 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 per non spoilerare magari chi si sta comprando adesso questa bellissima collector e magari dice ma cazzo, potevi anche non farmi vedere tutto tutto. E qua vabbè abbiamo il gioco, quindi si potrà fare anche in coop se non sbaglio. Dovrebbe essere, da quello che ho capito, si può affrontare le missioni in diversi tipi di modo, o come in Conviction, cioè senza le varie tecnologie dell'agenzia, oppure nel classico modo. Da quello che ho capito, adesso io però sto sparando forse una cazzata perché non c'ho mai, non mi sono mai soffermato a guardare qualche gameplay anteprima o cose del genere. E qui abbiamo, beh, il nostro disco di gioco. Qui c'è sicuramente un... niente, non c'è nessun codice. Qua c'è il... qua c'è il codice, ci sono dentro due codici. Il librettissimo, super mega libretto. No, addirittura c'ha più pagine questo libretto. E niente, prossimamente farò qualche gameplay di questo gioco. Quindi... mettiamo qua tutto un po' in presentazione. Così. Eccoci. Niente, questo è tutto. Questo è il mio video contest per te, Beppe. Lo so che è molto banale, ma appunto, come ripeto, non l'ho fatto per vincere, ma l'ho fatto perché ci tenevo a partecipare al tuo contest. E quindi niente, spero che il video ti sia piaciuto e ci vediamo ai prossimi. Ciao ragazzi e ciao Beppe, ciao a tutti.